Ben ritrovate cari amiche e cari amici di Real Italia, benvenuti anche oggi a questa nuova puntata dell'Italia con voi. Oggi parleremo del turismo delle radici o turismo di ritorno, che dopo la fine delle restrizioni qui in Italia è tornato di moda tra voi connazionali che vivete all'estero, e poi parleremo della numerosissima comunità dei pugliesi nel mondo. E poi vi racconteremo una bellissima storia di un ragazzo che è riuscito 6 anni fa a fuggire dal Gambia, ha attraversato il Mediterraneo con un barcone ed è riuscito ad arrivare qui in Italia. Adesso è un arbitro di calcio molto promettente. A proposito di sport, ovviamente oggi Spazio Sport con il nostro Piercarlo Presutti e i suoi ospiti. Parleremo di vela e di tutte le sue discipline, quindi dal windsurf alla Coppa America, fino ad arrivare a tutti quei navigatori che in solitaria sono riusciti ad attraversare gli oceani. Ovviamente un saluto particolare anche al maestro Stefano Paratresi. Buongiorno Stefano, ciao, ben Monica, ritrovato. Ben trovati, amici. Ci hanno raggiunto degli ospiti che saluto e ringrazio. Allora abbiamo Antonio Filomena Albanese, che tra l'altro abbiamo conosciuto mesi fa in collegamento. Benvenuti, sì, direttamente dagli Stati Uniti, adesso lo diremo. E poi Roberto Pansini, ambasciatore dei pugliesi nel mondo e dell'associazione I Love Molfetta. E allora finalmente Filomena, siete riusciti a tornare dopo tanto tempo, soprattutto non solo qui a Roma e da noi, ma soprattutto nella vostra terra d'origine, Molfetta. Com'è stato tornare dopo tanto tempo? Bellissimo, molto emozionante. Dopo 2 anni e mezzo, dal 2019 fu l'ultima volta che venimmo, poi è venuta la pandemia, non si poteva venire, ma è stato meraviglioso, bellissimo. Tra l'altro avete scelto, esatto, brava, avete scelto proprio questo periodo molto particolare per voi, per le tradizioni pugliese, quindi la Settimana Santa, Pasqua, tutte le celebrazioni religiose. A quali avete partecipato, Antonio? Ma noi abbiamo partecipato a tutte le processioni religiose, cominciando dalla Dolorata, che è il venerdì prima delle Palme, e poi c'è quella del Venerdì Santo e quello della Pietà e del Sabato Santo. E chi avete incontrato? Avete parenti ancora, immagino, a Molfetta, sì, amici che non vedete da tanto? Molti amici, pochi parenti, ma molto amici. È come se tornare a casa, da dire sempre, perché gli amici di anche di 50 anni fa, che ci sono ancora a Molfetta, noi li troviamo ed è bello incontrarli, fare una passeggiata al borgo e incontrare gli amici. Eh sì. E Roberto lo sa bene, Roberto, che ormai da più di 20 anni, si può dire, sei proprio il punto di riferimento dei pugliesi nel mondo. Cioè tu sai quanto è importante tenere per un emigrato, riuscire a mantenere una relazione, un legame con la propria terra d'origine. Certo, può essere un paradosso, per un emigrante è importante avere il legame con le proprie tradizioni. Lo è anche di più rispetto a colui che non è stato costretto a lasciare la propria terra. E in questi anni ho incontrato centinaia di emigrati e tutti hanno un punto in comune. Loro sono molto legati ai profumi, ai colori, alle tradizioni della propria terra d'origine. È una delle più belle del mondo, diciamo. Le hanno proprio nel DNA. Sì, esatto, nelle proprie origini pugliesi soprattutto. E infatti, siamo un po' di parte, ma lo possiamo no, dire. Ma non c'è dubbio. Secondo me sono proprio loro, gli emigrati, che sono i veri custodi delle tradizioni. Perché per loro non le cambiano, anzi le valorizzano e le tramandano di generazione in generazione. Esatto. Senti Roberto, quanti sono i pugliesi nel mondo? Soprattutto dove si trovano? New Jersey lo sappiamo, sono come testimoni. I pugliesi nel mondo sono più dei pugliesi che vivono in Puglia, più di 4 milioni di pugliesi che vivono in Puglia. Io faccio parte dell'albo con l'associazione, faccio parte dell'albo delle associazioni pugliesi nel mondo, che sono oltre 200, si trovano dal Nord America, Sud America la maggior parte, poi anche in Australia, ne abbiamo in Europa, abbiamo ovunque ci sono i pugliesi, per fortuna, che tramandano questo nostro valore aggiunto della nostra terra. E tra l'altro voi, Filomena, siete emigrati 55 anni fa. 1966. Siete andati a vivere nel New Jersey. Nel New Jersey, e che tradizioni italiane, soprattutto pugliesi, siete riusciti a tramandare, a portare lì? Sì, naturalmente ancora si fanno i dolci italiani, i dolci molfettesi, a Natale, a Pasqua, le scarcelle a Pasqua, naturalmente, e tanti dolci. E poi ogni domenica tutti i nipoti a casa nostra
a celebrare la domenica tutti insieme con un bel ragù. Con un bel ragù, meraviglioso. Invece tu, Antonio, sei il presidente dell'Hoboken Italian Festival, che tra l'altro è stato tramandato da 4 generazioni. Sì, sì, dal 1926, però vorrei precisare che quest'anno non sono io il presidente. Quest'anno il presidente dell'Hoboken Italian Festival è Nick Latino. Noi, la nostra organizzazione non si basa, diciamo, sul titolo. Si tratta del... Siamo un gruppo di amici che lavoriamo, dunque è giusto che ognuno ha la sua, come dire, onore di essere, certo, di essere il presidente. Dunque allora ci scambiamo questo ruolo. Però tu supervisioni tutto, immagino. Sì, sì. Però, poi per la, diciamo, per l'organizzazione dell'Italia, come io, sono sempre io. Allora, adesso raccontiamo con questo filmato un'altra coppia. Sentite che cosa ci dicono. Mancava da 28 anni, sentiamo. Veniamo dall'America, New Jersey, siamo mancati da qua 5 anni, abbiamo vissuto tante belle cose. Abbiamo visitato la Puglia, abbiamo visto tante cose belle, la Pasqua è stata bellissima, siamo felici di essere qua e saremo felici di tornare di nuovo, presto. Sono ritornata a Molfetta dopo 24 anni per vedere la Pasqua e ritrovare i miei familiari. È stata una bellissima esperienza e anche emozionante per vedere le processioni della Santa Pasqua di notte, di giorno, da un balcone di sotto di casa, spettacolare. Spero di ritornare al più presto, non saranno 24 anni, ma saranno più presto, di rivedere Molfetta e anche la Puglia, che abbiamo girato un po', è stata bellissima. Abbiamo fatto un bel giro alla Puglia, a vedere, siamo andati a Polignano, siamo andati a Alberobello, siamo andati a Trani. Adesso siamo pronti per tornare indietro a casa, è stata un'esperienza bellissima che la raccomando a tutti da fare almeno una volta dopo tanti anni. E questo è proprio il turismo del ritorno, il turismo delle radici, no? Altre persone che ci hanno raccontato la loro storia, che non tornavano in Italia da diversi anni. Tu, tra l'altro, Roberto, so che hai accompagnato, hai accolto alcune di queste persone in Italia. Dove le hai portate? Sì, se tornassero tutti i pugliesi in Puglia avremmo un turismo boom. Sarebbe tutto pieno negli alberghi, certo. Parlavamo con il presidente. È stato bello regalare, io dico, un sorriso all'immigrante, perché regalare un sorriso all'immigrante per me è una grande soddisfazione. Abbiamo girato in lungo e largo per la Puglia ed è stato veramente bello anche far assaggiare anche le specialità della nostra terra. A loro sono impazziti anche per i frutti di mare, che loro amano tanto. E quindi la terra di Puglia è una terra meravigliosa da scoprire e invito tutti a venire in Puglia. Antonio, cos'è che vi è mancato di più anche a Filomena della vostra Molfetta, della vostra Puglia? Di là ovviamente del cibo, no? Dei vostri piatti, che comunque immagino Filomena sia bravissima a preparare anche New Jersey. Chiaramente gli ingredienti, no? La qualità della materia prima è diversa. È molto diversa. Per esempio, da noi quello che ci manca di più è di visitare la Puglia, i paesi, Molfetta, che ti fai la passeggiata nel borgo, e poi ci sono i profumi del mare. Perché sì, Filomena cucina bene, però i profumi, gli odori del mare non ci sono, gli odori nostri non ci sono. Il pesce, vai alla piazza del pesce a comprare il pesce la mattina fresco, è tutto non sarà cosa. Mai la stessa cosa, quindi è più difficile anche cucinare, Filomena, sì, immagino. Sì. Perché, come ha detto lui, non c'è pesce fresco, insomma bisogna... Organizzarci ogni giorno, sì. Roberto, tu che sei appena rientrato, tra l'altro, dall'America, perché tu in qualche modo fai spola, no? Un po' in Puglia, un po' in America, anche per i tuoi compaesani. Ecco, che storie sei riuscito ad ascoltare? Che cosa ti hanno raccontato? Qual è stato il tuo percorso? Questa volta periodo? Ho fatto un giro un po' largo. Ho iniziato da New Jersey, dove ho partecipato al Gran Gala della Società Madonna dei Martiri di Hoboken. È un evento bellissimo dove hanno partecipato diverse istituzioni, anche
il referente del NIAF, National Italia America Foundation, ha partecipato, ci sono stati saluti anche istituzionali dell'onorevole Nisoli Fuxia e poi siamo stati a Washington, DC, dove ospiti del NIAF, dove abbiamo creato delle sinergie che presto metteremo in atto e di lì mi sono spostato a trovare un'altra comunità di pugliesi, di italiani e pugliesi a Las Vegas, in Nevada. E ho scoperto una terra nuova, ma dove l'italianità non manca. Ho partecipato anche lì a un gran galà del NIAF, come ospite italiano, ero l'unico italiano presente, con i miei amici di Las Vegas. E lì, guarda, sono stato a trovare un pugliese dove ha dei prodotti italiani, dove si mangia italiano. Però in Nevada, a Las Vegas, ho mangiato anche i famosi panzerotti pugliesi. Vedi, quindi, in tutto il mondo, siete famosi in tutto il mondo. Tra l'altro so che avete lanciato un progetto di promozione del turismo proprio per far conoscere il territorio pugliese, la Puglia, anche alle nuove generazioni. Di cosa si tratta, Roberto? È un progetto che ho fatto con i pugliesi del mondo della regione Puglia, che ho portato anche qui. È stata una galleria di arte, di dipinti, che ho coinvolto 12 artisti. E questa galleria riguarda un po' tutto il territorio pugliese. Ho avuto la possibilità di esporre questi dipinti sia nel New Jersey, sia a Manhattan, sia a Las Vegas ed è stato molto apprezzato. Infatti questi dipinti li ho portati qui per voi, per lo studio. Qualcosa per te, qualcosa per il direttore, qualcosa per voi dello studio. Ma ci sarà presto anche un concorso oppure no, è solo una mostra? No, no, non è un concorso. È stata una mostra dove anche a Weehawken, specialmente al comune di Weehawken, con il sindaco di Weehawken, ha dato la possibilità di mettere in mostra queste opere. Vuoi mostrarli in camera? Negli istituti scolastici, sì. Così sono... anche i nostri telespettatori le possono vedere. Sono ragazzi di che anni? No, questi sono diversi artisti. C'è anche una ragazza che a 15 anni ha fatto un dipinto per quanto riguarda la Puglia, sì? Della Baia dei Turchi. Ecco, vediamo se lo trovo. Questo riguarda, ad esempio, è Bari. C'è, sì, una coppia di sposi che ha lanciato a terra la mascherina, che non c'è più il Covid, speriamo, e i segni di pace, e un nuovo giorno che nasce, quindi una nuova vita, un nuovo giorno, un bel dipinto. E questi dipinti, c'è stato questo, che è bianco e nero, che l'ha fatto Monsignor Giuseppe De Candia, dove abbiamo dato alla preside, alla direttrice della scuola di Weehawken, che ha distribuito ai ragazzi, a Francesca Amato, che ringrazio pubblicamente. Lei praticamente ha fatto colorare, l'idea è questa, di far dipingere ai ragazzi con la loro fantasia, colorare la nostra regione Puglia. Ed è venuto fuori dei lavori veramente eccezionali. Sono diversi quadri che richiamano la Puglia in lungo e largo. E questo è anche promozione, è sicuramente promozione del territorio. Molti, perché molti vogliono venire a scoprire la nostra regione Puglia, sono tanti gli americani, perché noi dove abbiamo fatto la mostra, cioè dove abbiamo esposto la mostra, ad esempio questa è la pizzica, la famosa pizzica che sta sul Gargano, la Taranta pizzica, ne stanno un sacco. E quindi molti quindi americani... momenti e anche momenti di vita, non solamente paesaggi, ma anche momenti di vita e tradizioni. Di tradizioni, tanti, esatto. E molti, diciamo, vogliono venire, molti americani hanno, grazie anche ai nostri, diciamo, immigrati, perché sono loro che trascinano i loro amici, li coinvolgono e li portano a scoprire la nostra terra che è meravigliosa. Quindi venite a scoprire, mi raccomando, la Puglia, oppure tornate in Puglia se avete origini pugliesi. Io ringrazio molto Antonio Filomena Albanese, buon rientro. Grazie, ovviamente, quando grazie. Tornerete grazie. Sarete nuovamente nostri ospiti. Ringrazio tantissimo anche Roberto Pansini per essere stato con noi. I love Molfetta. Noi vi ringraziamo, vi aspettiamo a Hoboken. Vi aspettiamo a Hoboken. Per forza, ormai non possiamo dire ci lasci indietro. Mi fa molto piacere. Grazie ancora.